Buongiorno, allora oggi provo la nuova Insta 360 X4, così mando in pensione la GoPro che ormai ha dato. Allora oggi sono a Zogno, faccio la ciclo pedonale della Val Brembana fino a Piazza Brembana. Quindi oggi testo un po' le varie impostazioni, dove posizionarla, cose varie. Non registrerò in 8K perché non so se mi bastano le memorie, così invece che andare su montagna la provo un po' qui. Una volta che avrò tutto il filmato a casa mi sbizzarrisco con il programma di montaggio che fornisce Insta, che ho già dato un'occhiata, non è che mi faccia proprio impazzire. Devo vedere un po' di trovare la quadra per fare un po' i video con la qualità, colore, eccetera, eccetera, che facevo prima. Poi quando sono più avanti vi faccio vedere un po' gli attacchi che ho fatto. Boh, ciclo pedonale della Val Brembana. Ok, signore, sono circa a metà strada, quindi ho parlato un paio di posizioni così. Allora, una è qua sul manubrio, mentre la vado a mettere qua sopra. Poi col bastone, però col bastone ad andare è scomodo, quindi devo riuscire ad attaccare qua il bastone. Poi l'altro l'ho messo qui sul caschetto all'indietro. Avevo provato a metterlo anche qua dietro, l'avevo fissata qua, però siccome è un mattone, il casco mi va troppo al peso, mi dà peso troppo all'indietro, quindi no, l'ho tolto. Mi piacerebbe provare a metterla anche qua, l'attacco, solo che ne ho uno solo e beh, ce l'ho sul manubrio. E comunque la userei solo se appunto fai le ciclabili, cioè nei sentieri no, cioè giù dalle montagne sul chest come ce l'ho ora. È l'unica, non mi fido proprio a metterla in posizioni strane. Poi comunque adesso proseguo, c'è ancora una decina di chilometri da fare. Half my life's in books written pages. Live and learn from fools and from sages. You know it's true.
smile when I'm feeling down. You give me such a vibe, I still wanna find. Ok, allora peccato questo signore qui porta praticamente a una diga. So bene quale diga, signore. Quindi la piazza per mano adesso deviazione. Vado a vedere sta diga. Ok ragazzi, sono arrivato, guarda che spettacolo, come avete visto dalle immagini dell'Insta. Ora, per arrivare fin qua è una bella sgambatina. Di solito non faccio tutti questi chilometri, però allora, sono circa 31 chilometri da Zogno per arrivare fin qua, comunque ne vale la pena. Cioè qua adesso, perché va bene, non è ancora più di tanto periodo fra virgolette. Però più avanti viene qui a fare il bagno, infatti lì sono gente che prende il sole, bello, qua c'è il barettino, bello, bello, un bel posto. Meno male che ho trovato questo signore che ci ha portato. Adesso niente, torno indietro, faccio tutta la strada di prima, sempre quel signore con la bici da corsa che mi sfianca. Quindi niente, adesso torno a casa, mi metto un po' a smanettare con il programma. E vediamo un po' cosa riesco a tirar fuori. Poi vabbè, ci vorrà tempo comunque per imparare bene a usarla, c'è un sacco di potenzialità. Va bene, niente, se il video vi è piaciuto ragazzi un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.